Ok. Hello. Ciao. Salve. From the Buddhist point of view, everything arises due to causes and conditions. Dal punto di vista buddista, tutto sorge da cause e condizioni. Whether our life is happy or sad. Sia che la nostra vita sia felice, sia che sia triste. Whether we enjoy freedom or we find ourselves locked inside a building. Sia che noi godiamo della libertà, sia che siamo chiusi dentro un edificio. Whatever situation we are in, it will not last forever. In qualunque situazione ci si trovi adesso, questa non durerà per sempre. Moreover, the situation we are in doesn't define who we are. E soprattutto la situazione in cui ci troviamo non definisce chi noi siamo, non ci dice chi noi siamo. So although you may be in prison, quindi per quanto voi possiate essere in prigione, it's very important not to imprison yourself inside negative thoughts and strong definitions about who you are. È importante che voi non imprigioniate voi stessi in definizioni rigide su chi voi siete. From the Buddhist point of view, we all have the basis of great freedom inside ourselves. Dal punto di vista buddista abbiamo tutti un fondamento di grande libertà al nostro interno. The great freedom is the freedom to not be at the mercy of our own thoughts and impulses. Questa libertà consiste nel fatto di non essere alla mercé di pensieri o impulsi. But when we grow up in difficult family situations, ma a volte quando cresciamo in situazioni familiari un po' difficili, perhaps surrounded by a lot of strong emotions, magari circondati da emozioni forti, aggression and deprivation, aggressioni, deprivazione, we have a sense of not being loved or valued or cared for. Abbiamo la sensazione di non essere amati, di non ricevere cure, di non avere attenzione nei nostri confronti. It's quite difficult to remain calm and relaxed and able to look at all the possibilities available in life. In questi casi c'è difficile magari rimanere calmi, rilassati e di poter osservare tutte le possibilità che abbiamo nella vita. Somehow we have to find a way to survive. In qualche modo dobbiamo trovare un modo per sopravvivere. And if we have to work this out just by ourselves, e se dobbiamo fare questo da soli, we may well choose paths which are not very wise. A volte potremmo anche cercare dei modi, dei sentieri che non sono molto saggi. So when we look back at how our life has led us to this point, quindi se ci guardiamo indietro per vedere come la vita ci ha condotti fin qui, fino a questo punto, what is important, I think, is not to blame other people or to blame ourselves. Quello che è importante, io penso, è di non rimproverare, di non colpevolizzare altra gente e anche di non colpevolizzare noi stessi. More helpful is to look calmly and clearly and see what is the causal situation within which our energy got directed in ways that brought us into trouble. La cosa più importante è poter vedere, riuscire a vedere quale energia e quali cause hanno fatto sì che questa energia ci ha portato a questi guai, a questi problemi. Being in prison is not an easy environment. Essere in prigione certamente non è essere in un ambiente facile. Many provocations can arise in interaction with other people, whether they are fellow prisoners or guards or officials. Ci possono essere magari molte provocazioni nelle varie relazioni, che siano con i propri compagni di cella piuttosto che con le guardie. Painful as this is,
E per quanto possa essere doloroso tutto questo, it gives us a chance to examine how we respond to provocation. Ci dà però la possibilità di esaminare in che modo rispondiamo a queste provocazioni. What can I do to protect myself against the prodding and goading of other people? In che modo posso proteggermi rispetto a questo stuzzichio che ricevo dalle altre persone? This is where meditation can be useful. È qui che può essere d'aiuto la meditazione. If we can stay calm, se riusciamo a stare calmi, a rimanere calmi, and see that other people's attacks on us or insults to us, e vediamo che magari qualcuno ci attacca, ci insulta, are moments of behavior arising from causes. Sono tutti momenti e comportamenti che vengono generati da delle cause. Then we have the chance to see them in a more neutral way. Questo ci dà la possibilità di vederli in un modo un pochino più neutrale. Not to take them too seriously. Quindi di non prenderli troppo seriamente. And then we have more freedom. E questo ci dà più libertà, abbiamo più libertà. Because if someone provokes me, per cui se qualcuno mi provoca, and I immediately go into my defensive reaction, e se io entro immediatamente in una reazione difensiva, in trying to protect myself, I can be seen by other people as being wrong in what I'm doing. Nel mentre che sto cercando di proteggere me stesso, posso anche essere visto da altri come qualcuno che sta facendo qualcosa di male. So how can I get a time to reflect, a space for thinking before I move into a reaction? Quindi come posso darmi un tempo e uno spazio prima di entrare in una emozione reattiva? In order to do this, we have to try to maintain some relaxation through the course of the day. E per fare questo è importante riuscire a mantenere uno stato rilassato, uno stato di rilassamento durante la giornata. Because if we feel angry inside, perché se ci sentiamo arrabbiati, frustrated and resentful, frustrati oppure pieni di risentimento, pieni di rancore, then we are easily aroused to some reaction. È molto facile che veniamo suscitati verso una reazione. È molto facile che si sollevi in noi una reazione. As if you had a pan of milk on a low heat. È come se avessimo una tazza di latte on a low heat. Ah, su un fornello a basso, quindi un calore basso di fuoco. The milk is warm, but it's not boiling. E il latte è tiepido, ma non è ancora in ebollizione. But you turn up the gas, and in a couple of seconds, it boils over. Ma basta aumentare la fiamma e immediatamente il latte fuoriesce dal so what dal puts, bricco. Sorry, what puts us at risk is to be warmed up, heated up, tense all the time. Quindi appunto è proprio questo il rischio che di essere magari tutto il tempo un po' surriscaldati. So we need to relax the tension in our muscles. È importante quindi rilassare la tensione nei muscoli. Shaking out the tension. E far scivolare via questa tensione. Even if this looks a little bit silly in front of other people. Anche se magari può sembrare un po' stupida, un po' sciocca questa mossa davanti ad altre persone. If it keeps us safe, that doesn't matter so much. Però è qualcosa che ci tiene al sicuro, quindi non è importante più di tanto. We also need to be able to relax the breath. Dobbiamo imparare anche magari a rilassare il respiro. Because when people are getting aroused, perché quando eccitiamo troppo le persone, quando le persone si eccitano troppo, if they're going to attack, magari arriveranno all'attacco, etc.
chest tightens. E il petto si irrigidisce. The diaphragm tightens and rises. Anche il diaframma si irrigidisce e si solleva. And the breath becomes quick and shallow. E il respiro diventa corto e poco profondo. And this is again a wiring up system. E anche questo è un sistema wiring up. You get wired up, you get tense. Un altro è un sistema che ci rende piuttosto tesi, rigidi, ci irrigidisce. Because these rapid shallow breaths bring a lot of oxygen into the blood. Perché tutto questo fiato corto incamera molto ossigeno nel respiro. And this tells the body get ready for action. E questo dice al corpo di prepararsi all'azione. And this activates what's called the sympathetic nervous system. E questo attiva il sistema parasimpatico, nervoso parasimpatico. Which takes you towards fight or flight. Che ci porta verso il combattimento o verso la fuga. Now, if you're locked up in prison, you can't run. Se siete chiusi in prigione, non potrete correre. So the danger is you go into the fight mode. Quindi, ovviamente, il pericolo è proprio quello di entrare in quella modalità di combattimento. So it becomes very important to learn to relax the breath. Quindi è molto importante imparare a rilassare il respiro. Loosen the diaphragm. Allentare, ammorbidire il diaframma. And practice taking slow deep breaths. E praticare l'inspirazione profonda. You can do that lying on your bunk. Potete farlo da sdraiati sulla branda. And you put your hand on your belly. Poi potete mettere la mano sulla pancia. When you breathe in. Quando inspirate. As the air goes down, it presses on the diaphragm, the muscle that runs across the bottom of the ribs. Quando poi il respiro scende, fa pressione sul diafragma, che è quel muscolo che si trova qui sotto la gabbia toracica. And this pushes down so your belly rises up a bit. Questo ovviamente spinge in basso il diaframma e la pancia si solleva. And then when you breathe out from the bottom of your lungs. E quando espirate, portate fuori il respiro dai vostri polmoni. And as the air comes up, the diaphragm relaxes and your belly will go down. E via via che il respiro sale, il diaframma si espanderà e la pancia quindi si rilasserà. You can practice that until you have a relaxed, easy flow of the breath. Potete continuare a praticare fino a quando il flusso non sarà agevole e scorrevole. Then it's very good to do some very active exercise, maybe running on the spot. Poi è molto utile magari fare qualche esercizio fisico, tipo correre sul posto. Until you get out of breath. Fino a quando siete senza respiro. Così. And then in that state, lie on your bunk and bring your breath back into this slow, deep movement. E di nuovo vi risdraiate sulla panca e riportate questo respiro lento, profondo, come prima. When you have the confidence that you can bring your breath back down, even from a state of excitement and arousal. E quando avete quella fiducia di riuscire a riportare da quello stato questo respiro profondo, quindi di passare da quello stato di eccitazione a quest'altro stato attraverso il respiro profondo. You have a very good method of interrupting the arousal that comes in response to provocation. Avete un metodo molto concreto, molto utile per imparare da utilizzare per uscire da quello stato di eccitazione. And this is a good way to keep yourself safe both in the prison and outside. Questo è un modo molto salutare, molto sicuro, soprattutto di tenervi
è molto utile per tenervi al sicuro sia all'interno della prigione che all'esterno. Other people are the way we are. Gli altri sono come sono. We can't control how they are. Non possiamo controllare come sono gli altri. But there is a saying in Tibetan. Ma c'è un detto in tibetano. That it's easier to cover your own feet with leather than to try to cover the whole road. È molto più facile coprire il proprio piede con pelle che non coprire tutta la strada. So trying to control other people actually gets you into more difficulty. E questo vuol dire che cercare di controllare altre per le altre persone in realtà crea molte più difficoltà. But if you can control your body, your voice and your mind. Ma se possiamo controllare il nostro corpo, la nostra voce, la nostra mente. Then you have the basis of freedom. Abbiamo la base della libertà. And when you feel relaxed and free, at ease in your own dignity. E quando ci sentiamo rilassati, vi sentite rilassati, liberi nella vostra libertà. Then you can start to look around the world and see the different possibilities that are there. Potete iniziare a guardarvi intorno e osservare le diverse possibilità che il mondo offre, quelle che ci sono. And through that you can start to find a new way to live. E così trovare un nuovo modo di vivere. And that will bring more happiness in the future. E questo porterà più felicità nel futuro.